Ciao a tutti, come vi avevo promesso vi faccio vedere alcune soluzioni per quanto riguarda la colorazione e soprattutto possono essere utili nel momento in cui, riaprendo da questa situazione difficile che stiamo passando, possiamo cercare di migliorare le nostre performance in salone risparmiando del tempo nelle soluzioni che possiamo dare alla clientela, considerando il fatto che sicuramente non potremmo fare all'inizio lo stesso servizio che facevamo prima con gli stessi tempi che facevamo prima, che avevamo prima. Quindi Framesi vi offre una serie di opportunità e di soluzioni a riguardo che lavorano in un contesto di fast faster, ma rispettando assolutamente quello che è la struttura dei capelli e la qualità del servizio. Oggi in particolare vi faccio vedere un servizio fatto con Francolor 2001 Intense e Francolor 2001 Light and Shine. Francolor 2001 Light and Shine cos'è? È un prodotto che abbina ammoniaca pura, quindi un'ammoniaca in percentuale 5% per tubo, e si chiama Color Exalted, potete vedere praticamente dal tubo bianco. A questa ammoniaca pura va miscelato il pigmento, e in questo caso il pigmento colore ne abbiamo 7, c'è cioè rosso, arancio, dorato e altre tipologie di riflessatura molto naturali, che si possono miscelare tra di loro per avere un effetto di colore schiaritura in un tempo breve. Se invece volete utilizzare i pigmenti in maniera separata, potete utilizzarli, e cioè posso utilizzare solo lo schiarente per fare esempio dei colpi di sole o per rimuovere il colore artificiale, o posso utilizzare il pigmento invece solo per lucidare e dare un tono di colore più fresco, più vivace, rispettando la struttura perché lavoriamo con un pH acido. In questo caso io ho miscelato due prodotti insieme, e cioè Color Exalt e un riflesso che noi abbiamo in portafoglio che è rosso magenta. Mettendo insieme 10 g di Color Exalt, 10 g di magenta, cioè 20 g totali, si miscela al doppio con i volumi d'ossigeno. In questo caso l'ossigeno che ho utilizzato sono 40 volumi. Vi faccio vedere la miscelazione che ho messo all'interno della mia ciotola. Okay. Lo chiudo insieme una volta che ho miscelato. I due elementi sono già pronti e sono pronti praticamente per l'uso. Poi cosa ho fatto? Ho preparato Francolor 2001 Intense, in questo caso utilizzando un colore rosso magenta. Ho preso nella nostra famiglia di Intense 5.066, che è un riflesso violaceo non eccessivamente scuro, che mi dà una colorazione corposa, violacea, e un effetto praticamente brillante. Una volta che ho applicato il colore farò delle schiariture successivamente. Ci vediamo fra poco. Bene, iniziamo l'applicazione del colore secondo metodo Framesi. Quindi applichiamo il colore base, ovviamente immaginando in questo caso di avere una ricrescita, come capiterà a moltissimi nostri clienti considerando il tempo di attesa, e quindi faremo un'applicazione, diciamo, in radice prima di passarla alle punte. Una volta che abbiamo fatto l'applicazione delle nostre cartine, dobbiamo iniziare dall'ultima ciocca dove abbiamo messo il prodotto schiarente, in questo caso Light and Shine. Quindi, iniziando dall'ultima ciocca, cosa facciamo? Noi facciamo recuperare quei pochi minuti o quei pochi secondi che intercedono tra l'ultima ciocca che abbiamo applicato e la prima ciocca, perché ovviamente dove abbiamo fatto prima c'è una schiaritura
è già iniziata. Quindi utilizziamo la piastra, in questo caso la piastra va utilizzata tra i 180 e i 200 gradi, 180 su un capello sottile, 200 gradi su un capello grande. Cosa facciamo? Pieghiamo la linguetta inferiore, quindi schiacciamo così, facciamo praticamente una piccola pressione per far appiccicare il prodotto alla ciocca, e in questo caso la ciocca alla carta, e poi con un movimento sali e scendi lo facciamo per 7 volte, e cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ovviamente il movimento non è né lento né velocissimo, ci deve essere più o meno una applicazione costante e regolare. Abbiamo finito il nostro servizio, vi faccio vedere il risultato finale. Vi ricordo che tutto il servizio che abbiamo fatto lo si può tranquillamente fare in salone all'incirca con 60-75 minuti, che è il tempo dell'applicazione di Francolo 2001 Intense, 20 minuti per la copertura dei capelli bianchi, se ci sono capelli bianchi, o per lo sviluppo del colore, ma nessun problema se dovesse rimanere di più, perché non diventa scuro e non si sovraccarica, non sovraccarica la sfumatura. Nello stesso tempo di posa del colore fate la schiaritura con lo Strike 4, quindi in 30 minuti totali, 35, avete fatto colore e schiaritura. Fate accomodare la cliente al lavatesta, risciacquate, fate lo shampoo e il trattamento, andate al posto stilistico, applicate i prodotti per lo stilistico e procedete allo styling finale. Con 60-75 minuti avete fatto colore, schiaritura e tonalizzazione, e direi che questo è un grandissimo tempo che dobbiamo tenere in considerazione quando riapriremo per fare più servizi possibili. Vi faccio adesso vedere da vicino il risultato finale. Quindi pettino la ciocca, vi faccio vedere quindi le sfumature, ok? Sul colore che abbiamo fatto, vi ricordo che questa è una pupette. Se questo è il risultato sulla pupette, figuriamoci sui capelli che sono naturali e veri.